Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la perdita, in genere, di una persona cara. Il costrutto teorico di lutto presenta rilievi di notevole rilevanza, sia in ambito psicologico sia antropologico. Nelle culture occidentali viene solitamente associato al colore nero. È sua, tra le altre, la mitica intervista a John Lennon nella quale l'artista di Liverpool afferma che i Beatles sono più popolari di Gesù. È sua la riscrittura di alcuni diversi di Hard Day's Night, così come è lei la musa ispiratrice del brano norvegiano Wood presente nell'album Rubber Soul del 1965. Per qualche tempo, il gossip prevalente ha parlato di una relazione amorosa con John Lennon. È lo stesso Beatle a rivelare l'affare, anche se la Cleave ha sempre smentito sdegnata. Nel settembre del 1966, Mrin sposa Francis Nichols, il cui lavoro porta la coppia nel 1969 a vivere in Perù. È il momento del distacco dai Beatles, che però sono già in netta crisi, e l'anno dopo, nel 1970, dopo la pubblicazione di Let It Be, si scioglieranno. A fine anni 70 la Cleave è tornata nel Regno Unito e prosegue la sua carriera giornalistica, scrivendo tra gli altri per il Daily Telegraph, The Observer e gli altri principali media britannici. In tempo per raccontare, suo malgrado, l'attentato che l'8 dicembre 1980 costò la vita a John Lennon.